What is it about your hobby that keeps you coming all the way out here? Is it the freedom? Wandering in search of that perfect spot? You've made your own path through these hills. Tasted the fresh water of our lakes, our rivers. You've been on the water with friends at sunrise and helped the locals long past sunset. But you just keep coming back. At this spot, you got a pretty good idea what's lurking beneath the surface. But there's only one way to find out. Whether it's the one you write home about or the one that gets away, that feeling is what gets you hooked. That whether it's your first time or your 100th time, you never know what you're gonna catch until it's caught. Call of the Wild, the Angler. Wow ragazzi, che intro raga, e bentornati e benvenuti qua ragazzi in questo nuovo gameplay. Come sempre, prima di iniziare questo gameplay ti ricordo che giù in descrizione, se vuoi, puoi anche acquistare questo e tanti altri giochi scontati. In descrizione puoi anche entrare nei miei canali social e quant'altro. Detto questo ragazzi, ho pensato un po' di riprovare questo simulatore di pesca che ho trovato gratis su Epic. Non so se sarà ancora gratis quando vedrete questo video, una roba simile. La lingua italiana purtroppo al momento non c'è, non si sa se la rilasceranno in italiano. Però comunque vediamo un po' le grafiche ultra, ma sì, ultra, tutto ultra, vai. È un gioco comunque ambientato sulla pesca, è un gioco abbastanza carino. Ovviamente l'ho un po' provato dietro le quinte anche per vedere un po', diciamo, com'è questo gioco. E sembra abbastanza carino, vediamo se vi piace anche a voi. Se ovviamente volete una serie al riguardo di questo, fatemi sapere con un bel like. E se volete altri episodi, ovviamente non esitate a spolliciare. Detto questo, mi ha fatto fare la stessa partita, no, un'altra. Comunque devo andare qui ovviamente per pescare, devo premere il tasto 1 e mi dà la canna da pesca. Ovviamente adesso ovviamente noi la tiriamo su, guardate che roba, tac, ok, l'abbiamo buttata giù a metà. Ovviamente questo gioco non so se riusciamo a pescare in questo gameplay, perché vedo che comunque è un gioco, diciamo così, apparentemente lento, quindi pensavo di portarlo tipo una o due volte a settimana, perché comunque per l'appunto è un gioco molto lento, molto rilassante anche allo stesso tempo. Infatti l'ho provato un po' dietro le quinte per vedere un po' come non va. Adesso vi tolgo anche la web così vedete anche le scrittine sopra in alto. Però comunque dai, non sembra maluccio, però non abbiamo pescato niente al momento, almeno a meno che non mi si sia rotto qualcosa, tipo, non so, non abbiamo pescato niente, mi sa, vediamo, no, infatti, adesso rilanciamo la roba più in alto, ok, vai, eccolo lì, non peschiamo mai niente, infatti, non lo so ragazzi, se portarlo ancora, non so, dipende ovviamente anche da voi, dal vostro entusiasmo per vedere questo video, e ovviamente da quanti like lascerete o lasciate. Infatti è un gioco molto tranquillo, come vi dicevo poc'anzi, pare interessante, allo stesso tempo ovviamente pare molto tranquillo. Poi adesso andiamo un po' a visitare anche, diciamo così, il tutto prima di concludere il gameplay, perché comunque non è che si fa molto. Cosa facciamo con la B? Con la B lo teniamo aperto questo, ma penso che vada tenuto aperto questo, non lo so ragazzi. Ho sentito un campanellino e forse mi sa che abbiamo pescato qualcosa. In realtà no, skipped, non abbiamo pescato niente. Vediamo se si può togliere, perfetto. Ok, vai di nuovo, dai, vai, perfetto. Ottimo. Adesso vediamo se troviamo qualcos'altro, ma non penso, perché l'ho provato anche un po' off camera prima di portarlo ovviamente a video. E ovviamente siamo ancora nel tutorial, perché penso che per sbloccare il multiplayer dobbiamo sbloccare anche il tutorial.
Non so se qualcuno di voi ci sta giocando o l'ha giocato, mi faccia sapere anche un po' come funziona, se devo aspettare per l'appunto per pescare, se devo fare altro, non lo so, perché io purtroppo giochi di pesca non ne conosco moltissimi, a parte Russian Fishing, che quello è un altro gestionale, ma comunque magari eventualmente potrei riportare anche quello, un po' per variare ovviamente, per non fare sempre il solito farming o Eurotrack o comunque sempre quelli. Adesso ovviamente direi che andiamo un po' a visitare, diciamo, il tutto. Ovviamente non possiamo andare in acqua con il personaggio perché guardate, se andiamo in acqua in teoria ci We're here to dovrebbe fish, dire, not be fish. eccolo lì, ci ha detto che non possiamo andare in acqua perché ovviamente non fa parte di questo gioco andare in acqua. Comunque qua c'è tipo un accampamento. Ovviamente qui possiamo, è un nostro rifugio che però non possiamo entrare purtroppo al momento e quindi va bene. Intanto mi arrivano un messaggio di, okay, di robe che, vabbè, allora che ho già letto ma ovviamente mi fanno il promemoria giustamente perché io la mia memoria non si ricorda manco cosa ho mangiato ieri a pranzo. Possiamo andare su questa roccia che magari qua peschiamo di più. Vediamo, no, non mi sa che possiamo pescare solo là dove c'è il molo, diciamo così. Possiamo pescare solo qui dove c'è il molo, ovviamente. Come vi dicevo poc'anzi prima di morire male. Allora, due e mezzo come cosa, penso che vada bene. Ok, due, vediamo che profondità siamo. Siamo a 1,18 e 1. Quindi una profondità tutto sommato anche abbastanza basilare per pescare. Però mi sa che non peschiamo lo stesso perché comunque sto provando, ma non lo so ragazzi, non lo so se per appunto farci una serie, farci solo questo episodio e boh, e tanti saluti, oppure continuare la serie come ho detto prima. Cerco che vi dico che questo video sarà in 60 fps, così almeno vedete tutta la qualità che sto vedendo io, anche se purtroppo non ho un PC molto performance per farvi la qualità che vorrei, tipo il 4K, però vabbè, dettagli, hashtag PC. Allora, vediamo, cambiamo anche un po' la lenza qui, la distanza. Vediamo, adesso ripeschiamo di nuovo. Vediamo se riusciamo a pescare qualche pesce oggi. Però comunque sembra un gioco carino, sembra un gioco rilassante. Anche se non è, vi ripeto, il mio genere. Però ovviamente per cambiare contenuto, ovviamente proverei anche un po' di altro, insomma, perché no, non faccio sempre gli stessi giochi. Quindi insomma vorrei un po', diciamo, variare un po'. Adesso intanto qua mi arrivano messaggi, ovviamente andiamo a pescare tipo di là. Comunque verso quella parte là mi sa che si pesca di più perché tipo ci sono le foglie e tutte quante le cose. Adesso ovviamente ci facciamo un altro giro per la mappa e poi direi che concludo il gameplay. Adesso tipo possiamo visitare anche una torre qui, che c'è una torre là in alto di osservazione, come potete vedere che adesso l'andiamo subito a vedere. Eccola lì, andiamola subito a visitare. Quindi ci facciamo tutto questo sentiero che non so perché questo personaggio non corre tantissimo. Però magari sarà anche normale, penso. Comunque la vista, la grafica è spettacolare, ragazzi, è un qualcosa che merita. Laggiù abbiamo un altro campo di accampamento. Scusate il gioco di parole, scusate anche la voce, ma oggi è un po' così. E poi adesso andiamo su per la torre. Vai, come la si va? Andiamo su, vai chi si gira, gira, vola, colomba bianca, vola. C'è un uccello buggato. Ah no, non si sta muovendo. Ok, vanno un po' piano sti uccelli. Però vabbè, ci sta, ci sta. Se vi piace questo genere, ovviamente fatemelo sapere con un bel like, che vedo di portarvi altri episodi. Adesso, eccolo qua, entra. Abbiamo lì una casa. C'è un altro campo di accampamento. Un altro campo di accampamento giù là in fondo. Un altro, diciamo, accampamento là. Però, tipo, non abbiamo una macchina per spostarci, per andare da un punto all'altro senza andare a piedi, perché sennò veramente diventa lungo. Per andare a piedi da qua e là, insomma, diventa un po' lunghetto, un po' lunghetto. Ah, con la X ho aperto sta roba che a quanto pare tipo la canna da pesca. Questo è il nostro vermiciattolo che possiamo cambiare. In teoria adesso l'ho cambiato. Così magari peschiamo un po' di più. Vediamo, perché non lo so, io purtroppo giochi di pesca, come vi ripeto, non sono i miei generi, i giochi, però ovviamente per cambiare, raga, ci stanno. Quindi adesso andiamo giù, andiamo a pescare. Opla, saltino, saltino, saltinissimo, zitazzi. Che ho detto? Qui ci sono dei rifiuti. Ok, qua ci sono tipo per scaldarci, ma possiamo. No, non si può usare.
Ok, è un gioco tutto prima persona, ovviamente la seconda visuale del gioco non c'è, anche perché con C mi apre sta roba che... Ah, eccola la seconda visuale, bello. Hola zi, tutto bene? Cosa possiamo fare di qua? Ah, ok, possiamo fare tipo sta roba. Ok, goodbye, che cos'è sto goodbye? Ah, ho salutato in chat. Ok, in chat possiamo scrivere tipo goodbye, va bene, ok, interessante. Ovviamente per il multiplayer, perché non so, credo che a sto punto il gioco non abbia una chat vocale, presumo. Qua ci sono più foglie, magari qua si pesca di più. Adesso prendiamo l'uno, vediamo 2,5 come larghezza. Vai, ok, forse qua peschiamo un po' di più. Ah, non possiamo andare avanti quando che abbiamo la cosa abbassata, la cosina abbassata, hashtag cosina abbassata. Andiamo un po' più avanti, vai, ok. Ho fatto un tiro misero, 9,9 ragazzi, 9 metri di profondità, dai, che è sta roba. Dai, va là, sta boh. Vediamo se possiamo fare qualcos'altro con la lama, perché mi sa che non peschiamo niente. M, N, N. Ah, con la M ho aperto la mappa. Ok, con la M possiamo anche questo nostro, diciamo, inventario. Ok, poi abbiamo l'inventario numero 2, questo è il tutorial. Questi sono i pesci che dobbiamo pescare. Ok, questo è il nostro profilo. Ok, che non abbiamo niente al momento. Ok, sì, infatti la cosa di lama è stata cambiata. E non sembra affatto male. Adesso siamo a 19 e 3 di profondità. Quindi adesso peschiamo ancora un pochettino. Tipo, se vedo che vi piace, ve lo porterò tipo una o due volte a settimana. Perché comunque è un gioco, come vi ripeto, molto lento. E pescare, a quanto vedo, è molto 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 difficile, perché il mio inglese non lo so. Se voi lo sapete, ovviamente fatemelo sapere con un bel like o un bel commento. Niente ragazzi, io purtroppo vedo che il tempo sta volando, quindi mi sa che attualmente al momento mi fermo con questo, come si chiama, Call of the Wild, che sembra un gioco anche abbastanza nominato su queste piattaforme, quindi boh, non lo so ragazzi, vedo, se vedo che per appunto vi piace, magari, non so, proviamo, adesso vediamo se riusciamo a pescare almeno l'ultimo pesce, un pesce per questo gameplay, perché la mia voce non sta molto molto bene, vediamo con la F cosa possiamo fare, possiamo fare con la zoom, con lo zoom. Ah, mi sa che invece il 4 punto, quello lì, è la distanza tra la canna e il mare, diciamo, il fiumiciattolo, che adesso sto capendo. E sotto tipo mi sa che mi dovrebbe dire, ovviamente, il pesce, in teoria. Ok, però non riesco a fare altro al momento. Vabbè, dai ragazzi, io direi che mi fermo qui. Voi se avete idee, consigli, dubbi, domande, non esitate per l'appunto a commentare. Vi lascio come sempre con la sigla e vi recappo l'appuntamento a un prossimo gameplay, cioè a domani. E niente, non so più cosa dire, quindi niente ragazzi, alla prossima con la sigla. Ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao.